Ciao a tutti e ben ritrovati. La natura è una fonte inesauribile di doni per il nostro benessere. Oggi incontriamo un'erba spontanea che è un ottimo toccasana per la nostra salute. Un'erba che veniva utilizzata dalle nostre antenate erbane per curare piccoli disturbi quotidiani che si presentavano nel villaggio o nella famiglia. Si trova spontanea, è un'erba che cresce abbondante, spesso ad altitudini un po' più elevate rispetto a quella a cui ci troviamo. Siamo quasi sul livello del mare, nelle campagne di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze. Il suo habitat ideale, dicevo, è un habitat un po' più alto, intorno ai 300-400 metri sul livello del mare, fino anche ai 2000 metri. È l'Achillea millefoglie. Ne abbiamo qui un bellissimo cespuglio. Si raccolgono i semplici, soli capolini fioriti, perché sono questi che hanno il principio attivo. Il periodo balsamico si raggiunge durante la fioritura e quindi saranno i fiori che andiamo ad utilizzare. Vengono inseriti nei misti delle tisane balsamiche per affrontare l'inverno, quindi per mantenere le vie respiratorie in salute e anche per curare le affezioni dei mali influenzali stagionali. Ovviamente usarla in tisana è il metodo più semplice, viene anche usata in altri modi, ma a livello casalingo quello nella tisana è migliore. Oltre che balsamica e di benessere per le vie respiratorie, l'Achillea è anche un potente antinfiammatorio, un potente vulnerario, cioè che aiuta a curare le ferite, e anche un potente cicatrizzante. Viene realizzato un oleolito, ad esempio, che possiamo usare sulle cicatrici una volta che la ferita è guarita, per aiutare la pelle a rigenerarsi e diminuire l'effetto estetico della cicatrice. In passato veniva usata fresca come cataplasma, pestata o addirittura masticata e applicata direttamente sulle ferite, perché contiene anche proprietà emostatiche, cioè capaci di fermare le emorragie. Oggi abbiamo metodi più sicuri per curare le ferite, ma quando i medici magari erano lontani e avevano bisogno di ore o addirittura giorni per raggiungere le persone che ne avevano bisogno, questo metodo era molto utilizzato, proprio perché l'Achillea, con le sue capacità antinfiammatorie e cicatrizzanti, la rendevano un alleato preziosissimo negli incidenti di lavoro, di caccia o altri tipi di incidenti, proprio per evitare di morire a causa delle complicazioni della ferita. Si chiama Achillea non a caso, infatti, perché la tradizione, il mito, racconta che l'eroe Achille avesse imparato da sua madre, la ninfa Teti, ad usare questa pianta per curare le sue ferite di guerra. La si raccoglie in mazzolini che poi facciamo essiccare e dopodiché andremo ad utilizzare i fiori nelle nostre tisane. L'Achillea ci saluta qui, anch'io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Per oggi finiamo qui. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, in cui tratterò una nuova pianta e i suoi usi magici, officinali e sottili. Vi lascio in descrizione tutti i link dove potrete continuare a seguirmi e vi ringrazio per aver condiviso ancora una volta con me l'amore per la natura.